Ci siamo? Quanto tempo è che non ci vediamo? Oggi quant'è? Come butta, raga? Mercoledì 22 giugno. Io sono Rodrigo e benvenuti nel mio diario di bordo. Sono tornato principalmente per fare quattro chiacchiere con voi e spiegarvi perché sostanzialmente ho un po' mollato YouTube. È stato uno dei mesi più incredibili della mia vita. Come avete potuto vedere nel video scorso, ho preso una casa in affitto insieme alla mia ragazza Jokerina. È stato veramente un vero bordello, perché era da tutto maggio che andavamo in giro a guardare case, che telefonavamo a case immobiliari e che abbiamo fatto un sacco di appuntamenti. Finalmente abbiamo visto questa benedizione e allora dal 2 giugno stiamo vivendo qua. Ovviamente le questioni burocratiche ci hanno portato via parecchio tempo, poi il trasloco, l'arredamento, le spese sono stati veramente estenuanti. Ma non volevo fare un video dove semplicemente vi dicevo che finalmente ero andato a vivere da solo con la mia ragazza. Sarebbe stato vuoto e inutile. Ma ci tenevo a dirvi comunque una cosa importante, ed è che molte persone mi hanno detto di stare attento, che non sarebbe stato facile, che avremmo dovuto fare attenzione ai soldi e che una situazione simile sicuramente fa diventare ancora più seria la storia. Ma sapete cosa vi dico? È che ci ho pensato tanto, ho vissuto tanto e ho provato delle emozioni davvero impressionanti e ho cercato di cogliere qualche segnale. Perché quando tu noti che le cose piano piano si vanno sistemando, tu hai sempre creduto in te, hai sempre creduto che ci saresti riuscito e vedi tante cose che combaciano con la persona che ami. Io non ho mai vissuto niente di simile, mi sento un ragazzo molto fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno e quando viene sera e tornerò da te è andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Se vede come il sole il non essermi fermato e non aver rinunciato a niente è una cosa di cui vado davvero orgoglioso. Ho lavorato sodo, mi sono impegnato, sono stato di parola e sinceramente mi sono fatto davvero un culo così per poter avere questo. È una relazione magnifica, perché pure in questo mese, nel mese di giugno, dovete sapere che abbiamo raggiunto un anno di relazione. Abbiamo passato veramente dei mesi super intensi già da prima di conoscerci di persona, perché in questo video che vi faccio comparire adesso potrete vedere tutto il bordello che c'è stato prima di poterla incontrare, la mia giocherina. E da quando ci siamo incontrati direi che non ci siamo fermati un minuto. Abbiamo fatto un sacco di progetti, vissuto molto, comparato varie situazioni, ci siamo amati intensamente, abbiamo passato momenti un po' burrascosi, ma tutti sono stati superati uscendone sempre più forti. Perché in sostanza è questo quello che conta, vero? Non fermarsi mai e credere in ciò che fai. Perché se tu smetti di credere, smetti di desiderare, smetti di avere un obiettivo o di avere un sogno, penso che è come se tu fossi morto. Io mi sono sentito così diverso tempo fa ed è stato proprio per questo appunto che ho aperto il mio canale YouTube, per avere qualcosa in cui sperare, per non mollare. Io dico sempre che sono una persona positiva, ho passato delle situazioni che non augura nessuno, ho avuto un periodo di solitudine davvero complesso da superare, del quale magari un giorno ve ne parlerò un po' più approfonditamente. E ora se penso a com'ero qualche anno fa, non posso altro che essere orgoglioso di ciò che ho fatto, di ciò che ho costruito. E il succo del discorso è questo, ragazzi: non mollate mai. Costa molto 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 lavoro ottenere ciò che si desidera, però l'importante è non fermarsi. Se ti fermi sei perduto, perché c'è un sacco di gente che si sbatte un sacco per ottenere ciò che vuole e quando lo ottiene magari viene avvissato di critiche dalla gente che non sa tutto il lavoro che ci sta dietro al raggiungimento di un determinato obiettivo. A me ne sono state dette di tutti i colori sul discorso del mio canale YouTube, sul discorso del mio lavoro, sul discorso della mia relazione, su questo della casa. Però vi giuro che manderei di nuovo a fanculo tutte le persone che mi hanno dato contro e tutte quelle che non hanno creduto in me, perché il percorso che ho fatto lo rifarei ancora mille volte e altre mille volte. Non è stato assolutamente facile avere tutto questo. Ci sono stati giorni che tornavo a casa, entravo dalla porta e svenivo nel letto dalla stanchezza. Però credo che una delle cose più importanti e più belle di questa vita è potersi addormentare col sorriso e poter vivere facendo ciò che ci piace.